siamo qui oggi a parlare dell'Immortale, che è il mio primo film al cinema, di cui ho curato la regia, ho collaborato alla sceneggiatura e ne sono interprete. Passare da questa parte, cioè stare dietro alla macchina da presa, è stata un'avventura incredibile. Avevo già avuto la possibilità di misurarmi con la regia durante Gomorra 4. Mie sono state le puntate 5 e 6 della quarta stagione e vi confesso che in tempi non sospetti tanti mi dicevano: ma chi te lo fa fare? È una tua carriera d'attore avviata, la regia è un mondo folle, piena di imprevisti, di difficoltà. Però sapete quando per la prima volta vi trovate alle prese con qualcosa e sentite incredibilmente di appartenere a questa cosa e che questa cosa vi appartiene? Ecco, rispetto alla regia, quello è successo a me. Non voglio dire che gli imprevisti e le difficoltà non ci siano e non ci siano state, però ho sentito di rispondere a una chiamata e forse in questo sono stato un po' coraggioso, un po' folle, come quando si iniziano le cose. I due ambiti sono completamente diversi, anche se comunque la struttura e l'organizzazione di Gomorra, la serie per la TV, risponde davvero al cinema, perché è una grande macchina che ti mette in contatto con professionisti che il cinema lo fanno tutti i giorni e quindi in quel senso è una grande scuola. Però amministrare le poche settimane che il cinema ti concede per realizzare un film è molto più complesso, nella misura in cui devi fare una sintesi di un racconto che non puoi amministrare in puntate, ma che deve stare in una durata ben precisa. Spero di essere riuscito nel compito, ma questo giudizio lo lascio a voi quando, dal 5 dicembre, andrete al cinema a vedere il film.